Siamo in via Vittorio Veneto, una delle strade principali di ingresso in città. Noi la stiamo percorrendo in uscita, sono circa le 12 del giorno di Pasquetta, quindi 13 aprile 2020. Questa è la situazione che riscontriamo. Si è recato in farmacia, questo è il motivo per cui è fuori? Sì. Sì, sono uscito giusto per buttare la spazzatura e andare in farmacia, un salto. A volte mi è capitato, andando a buttare la spazzatura, di vedere gente ferma, cioè seduta sulle panchine, quindi magari gente che non sta propriamente assolvendo al decreto. È andato tutto sommato bene sotto il profilo dell'ordine pubblico questo weekend pasquale al tempo del coronavirus. Scenari suggestivi e tristi al tempo stesso di una città vuota, ma che sta a significare che la maggioranza degli aretini sta rispettando le regole. Ecco, giorno di Pasquetta in giro per portare l'amico a quattro zampe. Questo c'è da farlo, due volte, tre volte al giorno c'è da farlo, mattina, pomeriggio, sera. Questo non ci possiamo esimere. Ha sentito che Ghinelli ha deciso l'obbligo delle mascherine con un'ordinanza forse un po' più restrittiva rispetto ad altri comuni. Che cosa ne pensa? Sì, ha fatto bene, perché qui se no altrimenti non ne usciamo più. Io sono d'accordo. Proprio il problema è trovare le mascherine. Ci sono poi le eccezioni. Durante i controlli svolti, ad esempio nella frazione di Chiani, il personale della Polizia Municipale ha fermato una Citroen C1. A bordo tre persone, tutte fuori, senza un giustificato motivo, e per di più il conducente era persino minorenne. Oltre quindi alla violazione dei DPCM, sono state contestate le violazioni al codice della strada, con relativo fermo amministrativo. Senta, cosa ne pensa invece dei concittadini che, insomma, è stato trovato un ragazzo a Lignano che faceva footing, insomma, che non rispetta le regole? Sono stupidi, cioè non ho capito per quale motivo, cioè io vado in bicicletta, per andare in bicicletta questi giorni, no, perché macchine non ci sono, il tempo è bello e tutto, non ci vado, primo perché se mi succede qualcosa poi dovrò andare all'ospedale, quindi incasino più le persone, secondo perché per rispetto per quelli che stanno in casa. E terzo, perché poi le regole valgono per tutti, no? Non all'italiana che valgono solo per quell'altra, come si dice in Italia, no? Quindi.